Sì, oggi ho iniziato la giornata alla scuola Borsellino insieme a Salvatore Borsellino, profondamente emozionato per le parole che ha detto Salvatore Borsellino, perché chiaramente uno si è rigenerato nella vita, però non posso dimenticare che quegli anni di lotta alla mafia e lotta alla corruzione mi sono costato quello che di più caro mi ero conquistato professionalmente, che era la toga di pubblico ministero. E avere un riconoscimento così alto da parte del fratello del giudice Paolo Borsellino, l'ho sempre detto, mi ripaga di ogni sofferenza. Le parole che lui oggi ha detto sono per me una grande carica nel portare avanti, oggi da sindaco, insieme alla stragrande maggioranza dei napoletani e dei meridionali, l'assalto finale contro le mafie. Quando parlo di mafie e camorre, sono sia le stese che, volendo, si possono veramente contrastare con un impegno un po' maggiore da parte di chi ha il dovere di contrastare le stese. Noi ci impegniamo anche a contrastare, come oggi abbiamo ricordato io e Salvatore, quella parte di Stato che non vuole la verità sulle stragi. Oggi Salvatore Borsellino continua a girare perché non si sa la verità su quella strage di Via D'Amelio come di Capaci. Allora io sto qua soprattutto per questo, perché io rimarrò all'interno delle istituzioni fin quando non avremo insieme portato avanti questa grande lotta di liberazione, che è la lotta più difficile, perché snidare chi all'interno delle istituzioni si macchia di profondi tradimenti. E sì, mi sono emozionato, ma del resto noi l'abbiamo detto più volte, viviamo di emozioni anche in questi anni. Senza la passione, senza le emozioni, senza la connessione umana, senza il rapporto con la gente, non ce l'avremmo fatta.